L'ISMEL è un organismo che al suo interno ha sindacati, cooperative, Confindustria, insomma diversi tipi di soggetti, e il nostro interesse è ragionare sulla storia e sull'evoluzione del lavoro umano. E in collaborazione col Castello di Rivoli e col Dipartimento Educazione abbiamo pensato di avviare un ciclo, questo è il secondo incontro, con artisti o con persone che come lavoro organizzano, mettono in cantiere operazioni nel campo artistico. Il ragionamento, se volete, è fin troppo banale in una città come la nostra. Da un lato, lavorare ad arte ricorda quella componente dell'attività artistica, quella componente intellettuale e creativa che è sempre stata alla base dei migliori manufatti, anche dei migliori manufatti operai, perché si arrivava a dire capolavoro, poi in dialetti vari si diceva quello lì non è, è un artista, solo lui è capace di fare quelle cose. E in fondo questa è una cosa importante e grande, perché dice che anche nel lavoro manuale l'elemento centrale è la grandezza e la dignità della persona, così come appunto ieri avevamo qui un dibattito sulla figura di Trentin. Trentin diceva che il tempo non è mai il tempo della catena di montaggio, è sempre il tempo dell'uomo che ci lavora, è in qualche modo l'uomo il soggetto principale. Se volete, la cosa qui assume anche un altro carattere. Perché lavorare ad arte vuol anche dire che l'arte è in qualche modo una rappresentazione chiara e forte dell'attività intellettuale, che sta diventando col passare del tempo una componente crescente del lavoro. Sempre più lavori non possono essere svolti da soli, ma hanno componenti collettive, sempre più lavori richiedono in qualche modo la conoscenza, il dominio di un mondo che a volte stiamo distruggendo, che è complesso, che è difficile. Ora, io voglio solo citare due frasi e poi mi taccio, per dire che sono molto interessato di sentire questa sera insieme a voi, perché ad esempio una delle frasi che usa, che tu hai sul sito, che c'è nel libro che ho letto, è: badate, per un artista è ben curioso, no? Scienze fisiche post-newtoniane. Quindi l'artista, il concetto dell'artista, lavora con un mondo il cui modello rappresentativo non è più quello della meccanica classica. Gli ecosistemi viventi non corrispondono al moto dei pianeti. Noi sovente pensiamo a una scienza che non è più quella importante e significativa, ed è importante che questo ci venga richiamato in un modo sintetico e forte dall'arte, perché probabilmente l'approfondimento rischierebbe di portarci in discussioni specialistiche. Qui il problema non è un problema specialistico, perché l'altra frase sono i problematici destini degli esseri umani. Quindi questo mondo e l'interazione tra noi e questo mondo rende addirittura problematici i destini nostri, quindi non può essere una cosa che noi deleghiamo degli specialisti, deve essere una cosa nella quale in qualche modo impariamo a essere protagonisti. E proprio in occasione del primo incontro, che siccome Luigi Mainolfi purtroppo non è stato bene, viene rinviato ad opera con Nino Castagnoli, un docente di intelligenza artificiale, ha detto molto, molto chiaramente che insomma le questioni che qui si pongono appunto sono questioni che richiedono l'arte, perché non è pensabile che ciascuno di noi in modo analitico entri in tutti i dettagli delle problematiche del mondo moderno. Bisogna in qualche modo darne una rappresentazione forte e potente. Io finisco con una battuta: è stato un grande scienziato che ha avuto occasione di dire che l'evoluzione, diciamo, della vita nella storia del nostro pianeta è arrivata a livelli altissimi, ha prodotto l'intelligenza. L'intelligenza, diceva questo grande scienziato, rischia di
compiere una delle più grandi tragedie, cancellare la vita dal nostro paese. Quindi la questione di cui noi questa sera chiacchieriamo, in questo senso io vorrei che fosse chiaro, a me, e vedrete, ci saranno cose anche molto interessanti sul piano artistico, ma è cogliere una dimensione che a volte nella nostra città viene poco presente. Qui non stiamo parlando di qualcuno che fa dei begli oggettini, no, non è un problema di buon gusto, non è una tappezzeria o come fatto, qui è un problema di riflettere sul futuro del lavoro, che vuol dire anche riflettere sul nostro futuro e sul futuro della nostra città. Un'ultima frase, poi mi taccio. Questa, se voi guardate la raccolta di questa rassegna, è un po' faziosa, molto semplice. Non è una discussione in astratto sull'arte e sul lavoro, ma è il contributo di livello internazionale che questa città ha dato a quella discussione. Noi abbiamo scelto le persone, altre ne sceglieremo, perché siano le persone che hanno operato, operano e lavorano qui. In sostanza, io sono un po' stufo di sentirmi spiegare che cosa fanno a Cleveland nell'Ohio. Io comincio a dire che noi qui abbiamo fatto delle cose che in alcuni di quei posti così importanti, magari col doppio nome anglosassone, sono in buona fede. E noi in qualche modo ci abbiamo provato. Cioè, in sostanza, se voi leggete questa rassegna, e quello che verrà, perché vi garantisco che non ci fermeremo qui, lo sforzo è quello di mostrare, senza finta umiltà, insomma, che molte cose che qui sono nate sono cose che magari questa città molte volte non ha capito, o ha capito molto tardi, o ha capito dopo che quelle opere apparivano nei musei internazionali, ma non voglio farmi trascinare. Sono cose che qui hanno una radice, e quindi si può su quelle radici far crescere delle piante, insomma. Quindi vorrei che voi leggeste anche queste conferenze come una sorta di messaggio di fiducia. C'è un posto per ciascuno di noi per continuare a affiancare questo lavoro e renderlo sempre più forte. Basta, mi sono già fatto trascinare troppo. Ciao. Sono delle cose importantissime. Buonasera. Grazie a Giovanni Ferrero dell'invito e grazie a Piero Gilardi di averlo accolto, di essere qui con noi questa sera. La scelta di parlare questa sera con Piero Gilardi è incredibilmente felice, nel senso che non c'è un aspetto che abbia adesso toccato Giovanni Ferrero o che sia stato toccato nel precedente incontro, e vedo dai volti che alcuni di voi li hanno ascoltati entrambi, per cui posso farci riferimento senza troppi problemi. Non c'è nessun tema che noi abbiamo toccato tra la scorsa serata e questa all'inizio dell'introduzione che effettivamente non sia stato rilevante nel lavoro di Piero Gilardi, e mi sarebbe piaciuto che tu in qualche modo ascoltassi quanto è stato detto adesso brevemente accennato da Giovanni la scorsa serata. Se non vi offendete, noi registriamo tutto. Certo, che così rimane anche come oggetto per chi volesse vederlo sul nostro sito. E si può riascoltare. Che effettivamente, ecco, non c'è nessun tema che Piero Gilardi non abbia affrontato, attraversato, vissuto. E così, come brevissima introduzione, perché poi davvero vorrei lasciare la maggior parte del tempo la parola a lui, perché credo sarà un fiume in piena, proprio perché conosce benissimo questa materia e l'ha vissuta nella propria esperienza. Come introduzione, ad esempio, mi verrebbe da dire che se non la prima, ma insomma la prima mostra rilevante che tu hai fatto si intitolava Macchine per il futuro, e ripensare quella mostra alla luce di quanto Pietro Terna ha detto lo scorso 13 settembre potrebbe essere effettivamente rivelatorio. E ricordo nella mia esperienza personale che una delle mie venute a Torino prima di trasferirmi qui per lavorare alla GAM fu
fu in occasione di Ars Lab la promotrice per venire a vedere la mostra, in cui tu riscoprivi, anche se credo non l'avessi mai abbandonato nelle tue riflessioni, il tema dell'automazione, il tema delle nuove tecnologie per riappropriare nel lavoro dell'artista, e non soltanto dell'artista ma di tutti coloro che erano disposti, interessati a collaborare, a co-creare con l'artista, misurarsi con queste potenzialità, con questi strumenti che venivano assunti dal lavoro però a livello di sfruttamento capitalistico, e che soltanto l'artista in qualche modo si preoccupava così anticipatamente di rimettere in circolo, rimettere a disposizione di un pubblico più ampio. Ma mi viene da pensare al lavoro che Castagnoli descriveva, no? Al lavoro sui testi degli altri artisti. Beh, Piero Gilardi è stato uno dei pochi artisti che ha avuto un ruolo rilevante come studioso e scopritore del lavoro degli altri artisti, cioè quando nel 69 si fanno queste due grandissime rassegne che tutti noi storici dell'arte ricordiamo come l'ABC, cioè l'inizio, no? della cesura, di una delle fondamentali cesure storiche dell'arte contemporanea. Piero Gilardi era colui che proponeva, presentava i nomi di artisti internazionali, partendo da Torino ma girando per il mondo, artisti come Bruce Naumann, faccio solo un esempio perché forse potrebbe essere più Louis Bourgeois, nomi eclatanti suggeriti da Piero Gilardi ai curatori dello Stedelijk ad Amsterdam e di Berna, della Kunsthalle di Berna, parliamo dei curatori a cui noi insomma imputiamo l'inizio della storia dell'arte contemporanea. Per cui è un artista che ha saputo guardare, osservare il lavoro degli altri artisti nel momento in cui lo facevano, cioè non in galleria, Piero Gilardi li andava a trovare in studio, ecco, lì nel luogo in cui il lavoro dell'artista viene fatto, e si assumeva il compito del lavoro critico, perché non solo li andava a trovare, a cercarli, ma poi scriveva sul loro lavoro, lo sistematizzava, lo analizzava, così come uno storico dell'arte, un curatore, una figura un po' ibrida tra le due avrebbe potuto fare. E poi però subito dopo, negli anni 70, fino all'inizio degli anni 80, fa un altro salto ancora, cioè salta un'altra barricata e decide di occuparsi del lavoro tout court, cioè del lavoro operaio. Ci raccontava prima e ne parlerà ampiamente dopo, quando io smetterò di monopolizzare il microfono, del suo essere una cellula operaia. Lì già forse qualcuno di voi, entrando da seduti, ha scorto con la coda dell'occhio alcuni dei lavori fatti con gli operai, per gli operai, all'interno della comunicazione della fabbrica, non all'interno della comunicazione del circuito del mondo dell'arte. E quando torna, appunto, rimette in campo la discussione sulle macchine, su come lavorare con le macchine ma non per produrre capitalismo, su come superare il taylorismo ma a livello creativo. E poi c'è, se volete, l'ultima fase, quella che è incandescente tutt'oggi, e cioè questa sua idea di creare un parco dell'arte vivente, parlare di arte come biopolitica, quel libro che abbiamo lì sul tavolo, è un impegno che continua e che è forse alla base del nostro incontro effettivamente, poi, perché abbiamo fatto una piccola mostra, una piccola presentazione alla videoteca della GAM, proprio per il mio assoluto desiderio di avere nella collezione della videoteca il montaggio, la raccolta di tutti i progetti che Piero Gilardi con il collettivo del primo maggio ha realizzato per le parate in occasione del primo maggio, per cui anche lì opere d'artista fatte però all'interno di un collettivo per un impegno esplicito di una celebrazione che non è solo celebrazione ma continua ad essere inevitabilmente, per forza di cose, lotta politica, legata alla storia del primo maggio, all'occasione del primo maggio. E prima di iniziare Piero mi mostrava forse l'ultimo tassello, no? Che in Fieri che si giocherà tra il G7 e il prossimo primo maggio, e per cui quel video, idealmente, che era una cosa
cosa che mi piaceva molto, l'idea di avere nella collezione della videoteca un'opera che continua ad essere un lavoro che si compone, perché ad ogni primo maggio, io spero che lo faccia sul serio, l'idea è quella di carpire al maestro l'altro tassello, il nuovo primo maggio registrato, il nuovo video da rimontare con quelli, con tutti quelli precedenti, per cui continuare a raccontare questa, questa storia attraverso il lavoro del sfruttamento capitalista. Sì. Meno la pensione. Dobbiamo aggiornarlo. Allora, detto tutto questo, io so che Piero vi parlerà con una competenza che io proprio non posso minimamente pensare di introdurre la storia anche del movimento operaio, per poi fare alcune riflessioni su, invece sulle problematiche del lavoro odierno, e poi ci sarà ampio spazio per le vostre domande. Prima però di dare a lui voce, vorrei mostrarvi anche per idea in prima persona di Gilardi questa pillola che si riferisce al primo maggio del 2014, giusto? 2014, se possiamo far partire il video e poi gli lasciamo la parola. Bisogna spegnere la luce o fa poco di luce? Bisogna spegnere la luce. No, no. Faccio un po' il sonoro del filmato, perché ci sono i suoni originali, eccetera. Ecco, vedete che c'è un grosso masso che è un oggetto gonfiabile. No? Ecco, con questo masso il mio collettivo vuole rappresentare la crisi, un qualcosa che travolge tutto. In certi momenti si vedono anche delle sagome di lavoratori, no? Che sono per terra e vengono schiacciate da questo masso qui. Ecco, questo masso qui ha fatto naturalmente tutto il corteo da Piazza Vittorio a Piazza San Carlo, e poi la catarsi è stata questa, che è stato sgonfiato, no? Cioè, come dire, sgonfiamo la crisi. Ecco, ci sono varie altre caricature attorno. C'è la Fornero con la lacrima, c'è Monti. Con la lacrimuccia, sì, per le pensioni. Sì, magari tra di voi ci sono alcune persone che c'erano, che hanno anche visto di persona. Questo tipo di animazione teatrale, se mi metto così copro lo schermo? No. Ecco, sono dentro. Questo tipo di animazione ha una forte radice a Torino. Qui a Torino, a fine degli anni 60, è nata l'animazione didattica. A Torino c'erano vari gruppi, varie cooperative, e c'era anche un teorico che era Renzo Morteo, uomo di teatro, no? Che aveva appoggiato e spiegato, no? Il perché dell'animazione. L'animazione teatrale non è uno spettacolo da guardare, ma è una situazione performativa in cui coinvolgersi. Può anche darsi che sia un po' troppo lungo il filmato, non è montato bene, eccetera, no? Ecco, allora, anche la classe operaia di Torino, anche i travet, visto che Giovanni usava dei termini, no, dialettali, a un certo punto, alla fine degli anni 60, anche loro si sono fatti coinvolgere dall'animazione politica.
e pare che Romiti, che allora era il direttore del personale, fosse molto infastidito e dicesse: ma non capisco questi operai perché fanno queste sceneggiate carnevalesche. Probabilmente per lui noi operai dovevano, come dire, mogi mogi, tornare a casa stanchi dal lavoro e non pensare di esprimere collettivamente, eccetera, no? Questa vicenda, come diceva Elena Volpato, dura da 40 anni, no? E continuerà, io credo che anche quando io sarò morto, altri del mio gruppo la porteranno avanti. E in tutto il mondo c'è l'animazione politica, no? Oggi come oggi, no? Anche con il supporto della rete, no? Si fanno dei flash mob, si fanno delle azioni combinate all'ultimo minuto, ma sempre c'è la maschera, c'è il simbolo. Ecco, eccoli i lavoratori schiacciati lì sotto. Io direi quasi quasi di chiudere, altrimenti mi rimane poco tempo per fare il mio racconto. Tanto, grosso modo, era tutto questo il ritmo, no? Cioè, non c'è una storia, no? Se non il fatto della catarsi finale, di quando è stato sgonfiato il pallone di questa crisi, no? Che pesa sulle spalle di tutti noi, ma anzitutto dei lavoratori, no? In termini di occupazione, di precarizzazione del lavoro. Ecco, io intanto buonasera a tutti, vi devo i saluti di Luigi Mainolfi, che ho sentito oggi e mi ha detto: saluta il pubblico, no, di questo incontro pubblico, perché io non ho potuto esserci perché ho avuto un infarto, no? Ma Giovanni mi diceva che poi alla fine del ciclo anche lui verrà qui a parlare. E Luigi Mainolfi è una persona che lavora la terra, dunque è una di quelle persone che, come i nostri progenitori del Paleolitico, no? Lavora con la creta, forma con la creta, no? E l'introduzione di Giovanni ha aperto tanti problemi che poi Elena ha ripreso, no? Mi sembra, e lo dico anche perché in questo nostro incontro poi alla fine ci saranno le domande, io spero che ci sia un dialogo, no? Si sente la mia voce, sono un po' rauco, no? Si sente il problema della tecnologia, come inferisce, no, il cambiamento tecnologico sul lavoro e sulla nostra vita sociale complessiva, perché questo veramente è un problema molto grosso e molto complesso. Io però volevo darvi una testimonianza anche storica. No, parliamo del lavoro, no? Io sono figlio di un artigiano e quindi, come dire, conosco bene la dimensione artigiana, che poi tra l'altro è la stessa dell'artista, no? Cioè poi la dimensione, no, del lavorare in un laboratorio, no? Magari anche con altre persone, no? Ma la dimensione è quella lì. Ma invece il mio impatto, no, con la logica del lavoro l'ho avuto all'inizio degli anni 70, e quando, da militante di un gruppo extraparlamentare, sono andato a lavorare presso le fabbriche di Grugliasco, no? E lì, attraverso i dialoghi con i lavoratori, no, piano piano ho cominciato a capire cos'era la vita in fabbrica, no? Cosa significava la produzione, no, in linea, no? E in tutti gli anni 70, no, io sono stato un militante di fabbrica, no, e ho messo anche al servizio quello che potevo, cioè i miei strumenti di espressione e comunicazione, no, di artista, no? E diciamo che ho qui qualche piccola traccia, no? Ho un archivio anch'io, ho un archivio, no? Purtroppo non è ben curato, voi probabilmente avete degli archivi perfetti, magari anche con supporti digitali, i miei purtroppo, vedete, i manifesti piegati, no? Sono una cosa assurda, no? Il lavoro di un artista, no, che va ai cancelli delle fabbriche, no, è quello di discutere,
per capire, ma anche di ricevere delle richieste. Ad esempio, no, ci può essere una questione interna, mettiamo un cronometrista, no, che impone dei ritmi più veloci, e allora gli operai mi suggeriscono: fai una vignetta, lui ha questa faccia qui. E io facevo la vignetta, poi al mattino, quando andavo a dare il primo volantino, no, al turno delle sei, no, loro la portavano dentro e la mettevano in bacheca, no, perché grazie al cielo, no, le bacheche c'erano, anche se messe negli angoli un pochettino nascosti della fabbrica e dei locali, no? Ecco, diciamo che questo era proprio un lavoro di approccio, no? Conoscere la fabbrica, e la mia restituzione era quella di dare una voce grafica, no? E alla volontà dei lavoratori. E poi naturalmente, no, diciamo, il ciclo di lotte cominciate con l'autunno caldo nel 69 ha sviluppato una grande coscienza politica nei lavoratori. Non è che i lavoratori, no, diciamo, allora si diceva 400.000 operai nella Fiat e indotto Fiat, no? Cioè una città con 400.000 operai, no, come dire, no? Era, la classe operaia qui era veramente forte e è diventata politicamente molto molto cosciente, nel senso che si interessava anche delle questioni politiche nazionali, della politica istituzionale, no? Allora, dal mio primo lavoro, che consisteva, no, cioè nel fare il fumetto al servizio, no, di quegli operai che volevano dileggiare un capo, eccetera, no? Poi è diventato un ragionamento più complesso, no? E, ad esempio, un recupero di analisi, no, politiche ed economiche molto più complesse: che cos'è il salario, come è formato il salario, no? Da che cosa deriva il plusvalore, no? Quindi anche con aspetto pedagogico, no? E l'altro aspetto ancora era quello della controinformazione. Noi oggi siamo annegati, no, in questa coinè dei media, no, che ci avvolgono, no, dal computer allo schermo televisivo, no? Ma già allora, no, la televisione in particolare, no, conduceva un'opera di mistificazione e disinformazione sui fatti enorme, e quindi c'era l'esigenza della controinformazione, che veniva fatta anche da gruppi giovanili, no? Ma io con diciamo, il mio gruppo l'abbiamo portata a livello operaio, la controinformazione operaia, e questo voleva dire una pubblicazione periodica. Ad esempio con le acciaierie Texid, che erano le acciaierie della Fiera, io non so se dico delle cose banali per tutti voi, però ci sono dei giovani là in fondo che forse loro non l'hanno mai vista la Texid, no? Era l'acciaieria della Fiat, no? La media era di un operaio morto al mese, no? Proprio a media statistica dura, che non cambiavi, no? Ecco. Azzoppati, e più i feriti, no? E più le malattie di lungo periodo. Bene, i lavoratori della Texas a un certo punto hanno fatto un loro giornale, si chiamava Compagni, no? In questo giornale qui c'erano degli articoli scritti dall'uno o dall'altro operaio o delegato sindacale, no? Ma c'era da sempre anche il fumetto. Il fumetto negli anni 70 era una cosa molto più originale che non oggi, no? Oggi è scontatissimo, poi è anche un pochettino, diciamo, subissato, no? Da tutte le immagini e i racconti virtuali che appaiono in rete, nei social, eccetera, no? E invece allora il fumetto aveva un mordente, no? E interessava, veniva letto da tutti, no? E quindi, no? Le vicende politiche della fabbrica si trasformavano in fumetti. Ad esempio, alla Indesi di None, no? E qui c'è Orietta che sta a Torre Pellice e quindi conosce un po' la situazione, no? Qual è la situazione operaia occupazionale della Val Pellice e del Pinerolese, no?
La Indes era una fabbrica, no, con le sue linee di montaggio normali, alienanti tanto quanto quelle della Fiat, no? E allora lì c'era un fumetto che aveva un personaggio e gli operai con cui io lavoravo mi hanno detto lo chiamiamo Casimiro. Casimiro perché l'iniziale C fa rima con Comiro, perché Casimiro era quello che non faceva mai gli scioperi, che era sempre Comiro regolarmente a tutte le lotte, no? Ecco, cioè, vedete anche nei lavoratori, no? Che sì, hanno la memoria, no? Della festa popolare, no? C'è la memoria dei carnevali popolari, no? Non è che come dire, non ci fosse niente prima, no? L'ironia, lo sfottimento dei potenti ha sempre fatto parte, no? Delle espressioni delle classi subordinate. Comunque anche gli operai avevano questo istinto qui, no? Di fare della satira, di fare dell'ironia. Allora il giornale della Taxi è andato avanti per 2 anni, il giornale della Intesita anche per 2 anni e sono state proprio esperienze importanti. Vi faccio vedere 2 cose, no? Che non posso proiettare lì perché sono proprio documenti originali, no? Ed è anzitutto il discorso della controinformazione. No? Perché anche negli anni 70 eravamo in un sistema in cui le informazioni venivano manipolate ad arte. Vado a prenderlo e ve lo faccio vedere. Elena mi aiuta. Ecco, vedete? Oh, sì, prendo così. Questo è un tazebao, no? Certo, non l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato i cinesi nella rivoluzione culturale, no? E questo era un giornale murale settimanale. Io ero in una cellula operaia, no? E lungo la settimana si raccoglievano tutti gli spunti. Poi al sabato ci riunivamo e facevamo quello che fa il lavoro di una redazione. Mettevamo insieme gli argomenti, improvvisavamo i disegni e poi alla domenica andavamo in una eliografia, no? Erano quei negozi che oggi non ci sono più perché i computer, dove stampavano i disegni degli architetti su questi fogli di carta eliografica. E ne facevamo una 20 di copie. E poi i compagni operai che lavoravano dentro la Fiat entravano tenendosi un po' nascosto e poi andavano a appiccicarlo, no, sulla bacheca. E poi naturalmente nella pausa mensa eccetera andavano lì per cercare di intrecciare dei dialoghi, no, per vedere se questi argomenti erano stati sentiti. Ecco, questo. Mi fai fare un attimo la cinta storica dell'arte? Sì. Guardate la sequenza di Giovanni Agnelli, non so se mi ricordo della canzone. Ecco, però l'inquadratura di questa sequenza di fumetto ricorda molto da vicino alcune cose che più tardi fece Kentridge con questo magnate, con queste manoni grandi che prende gli oggetti della fabbrica obsolescente e se li digerisce in qualche modo, per cui poi ritornano queste cose anche a distanza di anni in artisti che hanno una storia molto diversa, ma poi alla fine, no, la visione nei confronti del padrone, tra virgolette, si traduce, no, iconograficamente anche in questo. Dunque, sicuramente i ragazzi là in fondo non vedono questa vignetta qui, no? Praticamente qui davanti invece vedete, no? È la facciata della Fiat. Da una parte esce Umberto Agnelli tutto sorridente, contento perché è aumentato il numero di macchine vendute. Dall'altra porta escono gli operai tutti ammancati, no? Può essere anche una parade, anche questo. Dobbiamo mostrare. Comunque, ecco, se poi voi volete vederla, lo mettiamo lì così, no? E
Ecco, c'erano altri strumenti di cultura operaia, no? Ci sono stati anche dei referendum, no? Referendum sullo statuto dei lavoratori. Oggi parlare di questa roba qui sembra di essere, diciamo, non che siano passati 1000 anni. Invece no, c'è stata una battaglia per arrivare a sancire l'esistenza dello statuto dei lavoratori. Problema lavoro tecnologie. Ecco, guardate un po' questo, si vede questa qui è una locandina di un dibattito, no? A sinistra c'è un operaio, a destra c'è un robot che ha un occhio, no? E comunque o sensore o altri dispositivi, non importa, l'importante è che c'è quell'occhio lì, no? E di mezzo, no, c'era il discorso della formazione professionale. Ma che cosa sottintende il discorso della tecnologia? E sottintende, no, quella dinamica che si è vista nel 1980, no? La Fiat spedisce 26.000 lettere di licenziamento, ma nello stesso tempo apre un capannone dove c'erano i robot che confezionavano le automobili. Ecco, no? È detto tutto, no? Il problema della tecnologia è lì, dell'occupazione. Anche oggi io sono molto preoccupato, perché vedete che c'è una spinta enorme, no? Verso l'automazione. No, adesso FCA Marchionne dicono: noi puntiamo la nostra ricerca sull'auto che si guida da sola. Sì, e i tassisti e i camionisti cosa faranno poi? Responsabile se c'è un incidente, visto che la macchina va avanti. E poi ecco, e poi tutta una serie di ecco, no, passeggero o sì. Sì, e poi anche i robot, no? I robot, io come artista di nuovi media, attivo dalla fine degli anni 80 fino al 2000 proprio sul discorso dell'arte dei nuovi media, mi sono interessato molto alla robotica. Adesso vedo che c'è un concerto in cui Bocelli canta, ma l'orchestra è diretta da un robot. Ecco, come dire, cioè, questi esempi sono un po' ridicoli, pletorici, no? Però bisogna pensare che cosa ci sta dietro. Il problema del lavoro oggi. Oggi, nella situazione del capitalismo finanziario neoliberista avanzato, avanzato naturalmente dal suo punto di interesse, il lavoro e il non lavoro tendono ad avere la medesima produttività. Cioè, questo è un paradosso, che Giovanni mi guarda e gli dico, è un paradosso. Non è un paradosso, anche, allora anche Giovanni, no, è d'accordo su questa cosa qui. Perché? Perché in qualche modo, no, tutta la nostra vita è messa al servizio della produzione di un profitto. Se noi facciamo una chiacchierata, una chat su un social, diamo informazioni a degli esperti di marketing che orientano la pubblicità e anche magari un po' la produzione in un determinato modo. Noi come esseri umani abbiamo la facoltà di produrre di più se siamo cooperanti. E allora, ecco, si vede anche che ci sono dei lavoratori a casa, no, che finalmente, no, delle lavoratrici potranno, no, badare al piccolino, attaccare la lavatrice e svolgere il proprio lavoro, tra l'altro. Ma, ecco, questi lavoratori in rete, no, collaborano, no, e la loro collaborazione produce una ricchezza che è molto superiore alla somma delle singole produzioni di ciascuna di queste persone qui. No? Ecco, quindi diciamo, oggi il lavoro e anche la nostra vita è messa al lavoro. Vengono sfruttati
viene sfruttato il nostro pensiero, la nostra immaginazione, la nostra capacità cooperativa e infine anche i nostri affetti. Questa situazione qui è una situazione, no, che noi dobbiamo cercare di capire sempre meglio, perché dobbiamo trovare le strade per uscirne. Questa classe dominante, questo capitalismo qui, no? Oltre a sfruttare noi, sfruttare la nostra socialità, sfrutta anche le risorse naturali, gratis. E certe volte si paga delle bollette dell'acqua, no? Ma l'aria, gratis. L'equilibrio degli ecosistemi, gratis. No? Cioè c'è una voracità su tutte le risorse, oltre a quelle pagate con, diciamo, il misero salario contrattato peraltro, no? E questa voracità sta portando all'esaurimento dei sistemi ecologici del nostro pianeta, no? Noi al mese d'agosto l'essere umano aveva già consumato tutte le risorse di quest'anno qui. Ecco, come vedete la situazione è proprio molto molto problematica. Noi dobbiamo parlare del lavoro in qualche modo, questo è il focus del nostro incontro stasera, no? Ma le definizioni tradizionali del lavoro ormai non valgono più, la composizione di classe è mutata, quelle che una volta, no, erano le classi forti all'interno di un patto sociale, da una parte la classe dei lavoratori, dall'altra i capitalisti, che contrattavano, no, bene o male, non importa, ma contrattavano, no? Oggi non esiste quasi più. C'è una contrattazione, ma è molto formale ed è continuamente elusa. E in più, no, accanto alla classe operaia, che esiste ancora, anche se estremamente ridotta numericamente, ci sono tutti gli altri strati sociali sfruttati, no, a partire anche dagli scienziati, no, cioè anche diciamo, dei lavoratori cognitivi, no? E poi è sfruttata anche l'esclusione di certe categorie sociali. Cioè, se uno guarda in un quadro geopolitico la nostra situazione, al capitalismo neoliberista fa comodo che ci siano milioni e milioni di persone che nel mondo soffrono la fame. Fa comodo. Perché? Perché è la legge dell'esclusione. Allora, se tu, soggetto, vuoi essere dentro il sistema, devi accettare le mie regole, la mia ideologia. E se sei fuori, o perché sei un povero Cristo, o perché ti ribelli, tu sei completamente fuori. Cioè, l'esclusione crudele fa parte della logica, della strategia politica del neoliberismo. Io non so, mi fermo qui perché altrimenti mi faccio un racconto troppo, troppo lungo. E possiamo già aprire le domande? Ecco, vediamo se si riesce a fare un dialogo. Cosa facciamo? Gli diamo il microfono? O vieni tu qui o... scusate in questo approccio, sì. Poi miglioreremo la tecnologia, è che dobbiamo avere le notificazioni. Buonasera, innanzitutto grazie. Io volevo chiedere, lei ha toccato il tema dell'automazione, che da un lato riguarda naturalmente il lavoro e dall'altro mi viene in mente possa riguardare il tema del libero arbitrio, perché nel momento in cui esiste un robot che ci somiglia sempre di più, che addirittura può essere un essere umano più capace dell'essere umano di portare a termine un determinato lavoro, si pone il problema di fin dove la programmazione può arrivare a, come dire, programmare le volontà del robot.
Per cui mi chiedevo, lei come vede questo tema da un lato, e per quanto riguarda il rapporto tra automazione e lavoro, se è proprio vero che il lavoro è, se il lavoro è ancora un tema cardine oppure no. Nel senso che se le macchine possono svolgere i lavori più pesanti al posto dell'uomo, sarà proprio necessario considerare il lavoro ancora come un punto centrale, come la fonte di sussistenza e di guadagno della nostra vita? O non possiamo forse immaginare, non voglio parlare di reddito di cittadinanza, ma insomma di una forma diversa di sussistenza che non sia per forza veicolata dal lavoro e soprattutto da un lavoro pesante? Grazie. Sì, c'è, io prima ho accennato, ma anche il Volpato e anche Giovanni, che io ho lavorato nell'arte dei nuovi media, no, che voleva dire in sostanza lavorare, cominciare a lavorare col computer, entrare negli spazi virtuali, entrare nella logica della cibernetica, conoscere che cos'era la robotica, no? E come dire, gli artisti che con me hanno costituito un'associazione a Parigi, si chiamava Ars Technica, alla fine degli anni Ottanta, no? Si interrogavano e cercavano di dare delle risposte. Diciamo, perché io ho cominciato a interessarmi di questi discorsi delle nuove tecnologie? In fondo, come dire, io ho un interesse per la scienza che è il mio innato, no? Elena ha detto che nel 63 ho fatto una mostra, no, profetica, no? Macchine del futuro, in cui si vedevano molte cose che oggi esistono, no? Cioè dall'utero artificiale per la generazione di bambini alla realtà virtuale, insomma quella che noi oggi usiamo come intrattenimento, no? Ma c'è stato proprio questo fatto grosso, no? La Fiat manda 26.000 lettere di licenziamento. Per Torino è stata una cosa enorme, una mazzata enorme. E il ragionamento che si è fatto è: come mai noi nel sindacato, noi della sinistra, non ci siamo accorti, no, che i padroni stanno mettendo i robot al posto di nostro? Perché non abbiamo mai capito queste cose qui? Perché non ci siamo mai interessati? Cioè che non era solo una moda, diciamo scientifica, no? Quella di seguire lo sviluppo della rivoluzione informatica, no? Ma era una scelta strategica, politica, di potere politico ed economico. Allora, di fronte alla semi-automazione, allora noi l'abbiamo detto, calmi ragazzi, questa è semi-automazione, però adesso ci sono i segni, no, che da questa semi-automazione si va verso di più, verso un'automazione completa, e quindi la forza lavoro che sparisce che cosa fa? La risposta che storicamente è stata data al problema, no, dell'uso dell'automazione da parte della borghesia capitalistica è stato quello: riduciamo l'orario di lavoro. Se ci sono delle macchine, no, che vabbè, ci alleviano la fatica dell'essere nel reparto pomiciatura alle carrozzerie di Mirafiori, no, va bene, no, però se ci sono i robot che lavorano in maniera perfetta e veloce, eccetera, allora noi lavoriamo solo 4 ore, perché dobbiamo continuare a lavorare 8 ore? No? Ecco, questa rimane tuttora valida questa cosa qui. In un mondo dove l'automazione, no, sostituisce tutta una serie, no, di lavori, no, e si deve ridurre l'orario di lavoro. Cosa vuol dire la riduzione dell'orario del lavoro? Ha tante conseguenze. C'è del tempo libero, ma per fare che cosa? No? Per andare a fare shopping o andare al bar con gli amici? No, a quel punto lì c'è un enorme bisogno, no, di lavoro sociale. No? Il welfare, no, ormai è stato quasi seppellito, rimane su così, insomma, formalmente, no? Ma c'è un enorme bisogno di collaborazione sociale per
gestire in una condizione di autogoverno i beni comuni che costituiscono le strutture della nostra vita, le strutture normali della nostra vita. La richiesta del salario di cittadinanza è un passo tattico, no? Ma importantissimo adesso per andare verso questa situazione. Oggi si parla di beni comuni in una logica costituente. L'apparato politico istituzionale odierno non riconosce i beni comuni, non riconosce l'autogoverno, no? Perché noi dobbiamo solo andare là, no? A fare una croce su quella scheda, no? Periodicamente, no? E invece noi dobbiamo riuscire, no? A stabilire in un primo tempo un rapporto dialettico con le istituzioni della democrazia rappresentativa esistenti e poi passare a una fase costituente più radicale. Sì, mi rendo conto che adesso il discorso è tutto politico. Ecco, però la partenza, lei l'ha sottolineata, no? E cosa facciamo? Non contiamo più sul lavoro, il lavoro non esiste. Cosa facciamo? Andiamo a giocare a bingo tutte le sere sperando di vincere per sopravvivere? Ecco, comunque, il salario di cittadinanza è un primo passo tattico importante per andare verso una condizione di quel tipo lì. No? In cui noi lavoriamo di meno nel rapporto salariato, ma svolgiamo più lavoro collaborativo e comunitario per il governo dei beni comuni. Ecco, non so se ti sembra troppo utopico questo, però allo stato dei fatti, no? Nella situazione in cui siamo oggi, no? Abbiamo delle macerie intorno, no? Cioè le macerie del vecchio mondo, dei vecchi valori, eccetera, eccetera. Questa a me sembra, no? La strada. Ok, altro intervento? Domande? Te faccio una io in attesa che vengano. Ma tu prima hai citato Luigi Mainolfi e hai detto questa cosa, lui è uno che lavora con la terra, e mi hai fatto venire in mente alcune delle tue affermazioni quando hai presentato il Parco dell'Arte Vivente. E mi piacerebbe, se tu ne avessi voglia, provare a vedere nel tuo bilancio di lavoro d'artista che ruolo ha, che tendenza ha, che tensione ha adesso nel presente ripensare a lavorare il lavoro dell'artista che in qualche modo rifà la natura, come nei tappeti la natura a partire dal 65, e poi il lavoro dell'artista adesso che invece lavora nella natura con apicoltori, con agricoltori, con architetti del paesaggio. Che, come la racconti tu questa parabola, questa tensione? Sì. Ecco, mi alzo in piedi per farmi sentire, poi magari se qualcuno mi guarda in faccia è più facile capire le parole. Avete sentito la domanda di Elena? Oggi c'è, diciamo, una grande varietà di espressioni delle arti ecologiche. Vedete che io uso anche il plurale, no? Perché no, c'è una tale varietà, una tale ricchezza nel mondo, per fortuna, di espressioni di arte ecologica che uno deve usare dei termini plurali. No? Però si delineano delle tendenze fondamentali, no? Cioè ci sono alcuni artisti che fanno una certa cosa, altri che ne fanno un'altra. Allora, quello che a me pare, dalle mie letture, dalle mie conoscenze, è che ci sono degli artisti che lavorano sulla emotività. Ad esempio Erik Håkansson, no? Questo artista danese che probabilmente farà una mostra qui alla Fondazione Merz, no? Ti fa vedere dentro la stanza di un museo un bosco caduto.
no? Per questa immagine, no? Del bosco che è piegato in orizzontale, no? È un'immagine che fa molta impressione, no? E dà un messaggio simbolico, emozionale, immediato, no? Ecco, sta cadendo la terra, no? E, ecco, diciamo, questa è un po' l'area delle persone che lavorano, no, sulla affettività del nostro vissuto di declino degli equilibri ecologici della terra e della biosfera. E guardate che comunque l'arte, no, per quanto sia cambiata, no, è diventata un'altra cosa rispetto all'estetica anche della modernità, no? Siamo ormai distanti, no, dall'estetica dell'arte moderna, siamo ormai distanti. Comunque l'aspetto emotivo c'è sempre, c'è in una maniera molto più dialogica che non una volta, no? Cioè gli artisti del periodo romantico, no, dicevano delle frasi molto belle, molto poetiche, e ognuno poi le interpretava come voleva. Invece, diciamo, gli artisti ecologici che lavorano, no, per dare questa sorta di sveglia alle persone, fargli vedere quanto è disastrosa la situazione della terra, no? Lo fanno sempre con dei mezzi collettivi. Ad esempio Olafur Eliasson ha preso dei pezzi di ghiaccio dal polo artico, lì dove i ghiacci si stanno sciogliendo a velocità micidiale, no? E li ha messi in una piazza di Parigi, e lì tutti i passanti li vedono queste cose qui, no? E poi vanno a leggere, no? E c'è anche la spiegazione, no? E quel ghiaccio lì ogni giorno si assottiglia e ti dà immediatamente l'idea, no, di cosa sta succedendo, cioè il riscaldamento globale provoca la progressiva distruzione del polo artico, e sta attaccando anche il polo antartico, per questo non c'è problema. Un'altra area di artisti ecologici invece lavora sulla conoscenza, perché, no, qui non, ovviamente non si tratta di legittimare le posizioni degli scienziati negazionisti che dicono il riscaldamento globale, ma no, non esiste, ci sono sempre stati dei periodi alti e bassi, eruzioni vulcaniche hanno modificato la quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre, perché, no, stiamo parlando proprio degli scienziati seri, no, e che dicono non è che abbiamo chiaro tutto quello che succede adesso, continuano a esserci delle cose che non riusciamo a capire. Ma soprattutto la conoscenza di questi squilibri devono entrare nelle teste nostre di cittadini, no? E noi dobbiamo acquisire questa consapevolezza, deve diventare, come dire, un qualcosa che ci è sempre presente dentro di noi, e per questo bisogna conoscere. Ci sono degli artisti, no, che ad esempio rivelano al loro pubblico in una mostra, no, quanto si sono ristrette le falde acquifere nel tuo territorio di vita. Tu a Torino pensavi, no, che abbiamo le montagne qui due passi, acqua non mancherà mai, no, guarda lì, perché si sono prosciugate quelle falde lì, no? E altri, come dire, io ho fatto questo esempio qui, no? C'è un artista francese, Frédéric Ferrer, che convoca degli incontri come questo, no? E poi proietta un atlante di quel luogo, mettiamo, se lui è a Marsiglia, sarà la, diciamo, la mappa di Marsiglia, se verrà a Torino, come speriamo con Orietta di riuscire a fare, sarà Torino, no? E poi dice, adesso vediamo di costruire la mappa del cambiamento climatico secondo le vostre sensazioni personali. E le persone, no, piano piano, no, naturalmente c'è un ordine, uno alza la mano e dice prima dell'altro, eccetera, e coi pareri delle persone presenti costruisce la mappa della percezione soggettiva del cambiamento climatico.
Ecco, c'è un aspetto cognitivo perché lì c'è una mappa, c'è un atlante, no? Però c'è anche, no, l'aspetto soggettivo, no? Che è importante. E l'ultima, la terza area, no, di questi artisti è un'area di artisti che, come dire, sono tirati sulle maniche, no? Cioè, sono andati a lavorare spesso anche in campagna, no? Per implementare dei progetti in genere comunitari di agricoltura biologica alternativa. Oggi c'è un abuso, no, della parola green, della parola verde, eccetera, no? No, ormai è diventata una retorica, no? Usata dalla pubblicità, abusata dai media, eccetera, no? Ma lì ci sono invece tante realtà. E allora questi artisti, mettiamo Fernando García Dorí, artista spagnolo che è venuto al Parco d'Arte Vivente, ha partecipato a delle mostre come Grow It Yourself, cioè fallo crescere tu, da tu stesso, non per dire coltivati l'orto in città, coltivati il terrazzo, il balcone, così, no? E allora lui ad esempio è andato in montagna e in questa montagna ormai disabitata, perché, come dire, no, la gente che abitava lì era alla fame, scappata, è andata a ingrossare le città, eccetera, piano piano, no, ha proposto di ricostruire una sorta di scuola di pastorizia, no? E piano piano, no, dei giovani sono andati lì, no, lasciando le comodità della città, no, beh, quelle comodità che talvolta, come dire, sono anche squallide, no, cioè avere il bar sotto casa, no? Sono andati in montagna e sono rimessi a fare i pastori, naturalmente con un altro atteggiamento rispetto agli animali, no? Nel senso che il benessere delle capre e delle mucche per loro è importante, perché, no, sono persone che, no, sentono una solidarietà biologica con tutti gli esseri viventi e comunque fanno un formaggio che, essendo fatto in una maniera così artigianale, sopraffina, viene venduto a 40 euro il chilo. E quindi riescono ad andare avanti, no? Cioè a procedere, no? Ecco, c'è un'altra area di artisti che fa questo tipo di esperienze, cioè proprio si mette, no, al lavoro all'interno di gruppi comunitari che creano degli esempi, no, di autogoverno, no, sociale ed economico. Questo per rispondere, che per cui c'è anche il capolavoro, no, all'interno, cioè l'artista stesso che fa il capolavoro nel senso artigianale del termine, per cui abbiamo chiuso il cerchio. Avete qualche domanda o qualche osservazione da fare? Non sento niente. Ok. Allora, vabbè, tante cose. Noi, vabbè, lavoriamo, cioè io conosco, vabbè, l'opera di Gilardi, insomma, da tanti anni, l'apprezzo, insomma, mi piace molto, sono contenta di questo archivio che abbiamo la possibilità, insomma, di avere su i suoi lavori, no? Cioè sul primo maggio, ecco, i suoi lavori più politici, no? Cioè che in realtà nelle collezioni torinesi, insomma, sono sempre state un po' assenti, quindi sono contenta che entri questa parte del Gilardi che non è assolutamente secondaria. Mi sembra importante il fatto della documentazione, no? Cioè, va bene che l'artista, oggi gli artisti lavorano molto appunto sull'arte ambientale, no? Cioè sull'ambientalismo, l'ecologia, eccetera, e questo va bene, no? Cioè, lavorano in pratica. Ecco, mi chiedo invece cosa si possa fare dal punto di vista documentaristico, cioè far conoscere queste cose, perché è vero, l'artista, no, cioè tutti quanti siamo un po' artisti, per carità, però poi in effetti chi lavora praticamente sono pochi, no? Cioè effettivamente invece che cosa si può fare noi dal punto di vista del far conoscere?
cioè da questo punto di vista, per carità, cioè gli strumenti didattici offerti, no, cioè dal Castello di Rivoli, insomma, piuttosto che dalla gamma da fare, cioè ottimi, no, cioè per, cioè si è sempre lavorato, insomma, cioè con, dal punto di vista, cioè qui è proprio più specifico, no, cioè un lavoro, cioè quasi politico, ecco, cioè politico proprio come si intendeva una volta, no, cioè di effettivamente di incidere sulla società, no, cioè ecco, questo mi sembra assolutamente importante. Mi chiedo, ecco, che cosa possiamo fare da questo punto di vista, ecco. Grazie. Grazie per il lavoro. Ma non c'entra con quello. Noi siamo vecchi amici, quindi con il profondo. Intanto volevo dire una cosa personale, nel senso che io, appunto, come diceva Piero adesso, ho vissuto un po' questa esperienza politica con lui, e la cosa che mi faceva sempre strano era di, magari a casa, di leggere nei libri, insomma, ho sempre un po' avuto la passione così per, di curiosità per l'arte, eccetera, di vedere questo artista famoso nel mondo con opere in tutte le, in, diciamo, nei più importanti musei, e poi ritrovarmelo lì seduto vicino come un qualsiasi militante, eccetera, con praticamente, insomma, cioè, non, quasi mi sembrava quasi un sogno di vedere questa persona che aveva questa esperienza, fama internazionale, poi ritrovarlo lì come uno qualsiasi che faceva, che così, diciamo, che passava, spendeva il suo tempo come un qualsiasi militante. Quindi è sempre stata una cosa che mi ha, da un lato, non stupito, perché conoscendo Piero è una cosa normalissima, però in effetti mi è sempre sembrata una cosa un po' fuori dal mondo, insomma, no? E, mi si passi la battuta, era come, non so, andare al campetto e trovare Del Piero che giocava a pallone con te, insomma, ecco, adesso non so poi se il riferimento può essere così buono. E, volevo fare la domanda, diciamo così, riprendere la domanda che veniva fatta prima, tra la differenza di, così, del rapporto con degli anni 70 della natura con adesso, e qui io volevo spostarla, nel senso di dire, adesso che non c'è più la Texid, cioè se ritornassi a fare il lavoro di porta degli anni 70, adesso dove andresti? Dice, vabbè, c'è sempre Mirafiori, ma a parte che più del tempo sono in cassa integrazione ancora adesso, però di fatto comunque è già tutta un'altra esperienza. Io credo che in questo momento il problema del lavoro esista, sia trasformato, e quindi credo che diventi veramente difficile riuscire a dargli un contorno preciso. Io su questo faccio ancora una riflessione rispetto all'automazione. Io ho sempre fatto l'operaio in Fiat, ho vissuto l'esperienza ad esempio delle verniciature, non ci ho mai lavorato, però ho fatto il delegato e così seguivo anche le questioni dell'ambiente, per cui sono entrato in Fiat a Liveco in particolare, in cui c'erano proprio ancora i verniciatori che andavano dentro con le maschere, che verniciavano e uscivano a seconda con la tuta del colore che avevano dato l'ultima mano. Poi col tempo, un po' per gli scioperi, un po' perché comunque alla Fiat gli interessava modificare il tipo di lavoro, la produzione, eccetera, questo, diciamo, si è passati all'automazione, ai robot, eccetera, che ha portato innegabilmente un vantaggio per i lavoratori, perché non entravano più, non si intossicavano più, eccetera. Però poi aveva la controindicazione, nel senso che poi quando la Fiat chiamava il comitato ambiente e diceva, bene, visto che lì nella linea tale adesso non deve, ci sono, è tutto automatizzato, eccetera, da domani le fermate collettive si riducono, le pause che prima avevano magari 20 minuti su 60 di riposo adesso spariscono, le paghe di posto che avevano anche una certa, così, un certo peso all'interno della busta paga vengono annullate perché non esiste più il problema. Ecco, in quel momento veniva fuori la contraddizione, nel senso che da un lato c'era la gioia, perché in ogni caso si lavorava in condizioni migliori, ma dall'altra c'era la mazzata, e quindi da questo punto di vista c'era una cosa proprio concreta in cui si toccava con mano questo modificarsi, al di là che poi nei grandi numeri, lo diceva anche Piero prima, è chiaro che se tu metti un robot a fare il lavoro che prima facevano quattro operai, comunque alla fine c'è quattro operai in meno, mettila come vuoi, eccetera. Questo un po', queste riflessioni, grazie. Grazie.
Cerco di rispondere prima alla tua domanda su come riusciamo a comunicare queste cose qui. E, come dire, la prima risposta viene che per fortuna le reti informatiche e telematiche sono ancora in parte in mano nostra, di noi cittadini, in parte. No, e infatti, come dire, sono anche utili per scambiarsi informazioni su ricerche, no, esperienze alternative, anche per mettere in piedi degli incontri o delle manifestazioni, no? Però i media fanno un muro, no? Ed è un muro di gomma, no? Nel senso che a parole sovente i media dicono: ah, ecco, questa iniziativa, no, è molto più verde, il rinnovamento viene sentito dai cittadini del quartiere, eccetera, eccetera, no? E questo muro di gomma lì è difficile, no, buttarlo giù. E si può cercare di aggirarlo. Io credo, lo sappiamo tutti, no, che il rapporto diretto tra di noi, no, se facciamo una cosa insieme fisicamente, poi sì, ci serviamo anche della rete, però facciamo delle cose insieme, no? Cioè noi esseri senzienti e pensanti, no, ci mettiamo in gruppo e apriamo un orto urbano. No? Ognuno di noi mette la sua fatica fisica, eccetera. E queste iniziative concrete hanno una capacità di comunicazione intrinseca, nel senso che attorno, no, c'è un entourage di persone che percepisce che c'è questo cambiamento. Quindi, come dire, noi puntiamo molto a dimostrare coi fatti che ci sono le alternative al mangiare il cibo industriale che si compra nei supermercati, e che c'è modo, no, di riciclare gli oggetti invece di buttarli via nella spazzatura, eccetera, no? C'è anche una piccola rete di televisioni e radio, soprattutto radio alternative, che sono abbastanza ascoltate, le radio, perché la radio, come dire, ti permette di fare un'altra cosa, no? Tu ascolti, intanto fai, no, con le mani, cioè, dico, puoi fare tanti lavori, diciamo, che richiedono concentrazione intellettuale, no? E anche questa rete qui, no, ci può aiutare. Ma io credo molto nel valore dell'esempio. Ecco, invece per l'altra domanda, come dire, lui mi diceva, il mio compagno, no, dei vecchi tempi di Democrazia Proletaria, mi diceva: a quale porta andresti? E no, ormai non c'è più una porta, no? Ormai c'è il sistema della produzione, no? È unico, no? Omologante. Anche, come dire, no? Nascosto, e per cui c'è poco da fare. E diciamo che l'organizzazione dei lavoratori però c'è sempre. Ad esempio, i ragazzi che vanno a distribuire il cibo con le biciclette, Foodora, no? E guardate che loro, come dire, sono molto frammentati, no? Cioè ognuno di loro deve inforcare la bicicletta, andare di qua e di là, eccetera. Però sono stati capaci lo stesso, no, di ritrovarsi, di riunirsi, di aprire e fare la loro vertenza, no? Poi con un risultato che comunque non è mai quello che tu chiedi, no? E il risultato è poi sempre una mediazione, no? E quindi, diciamo, la microorganizzazione dei lavoratori per me è un referente molto importante. Poi questo vale anche per altre problematiche, no? Come quella della migrazione, e come anche quella delle lotte ambientaliste, no? Cioè la microorganizzazione, no? Cioè noi dovremmo sapere, c'è proprio un sociologo svedese di cui adesso mi ricordo il nome perché è troppo difficile da pronunciare, no? Che dice: noi dobbiamo proprio sapere essere glocal, no? Cioè saper coniugare, no, la nostra consapevolezza della situazione politica, economica, ambientale del mondo con la nostra realtà.
Questo non è per niente facile, ve lo dico subito che anche per me non è che sia chiaro. E quindi si tratta di una ricerca che abbiamo cominciato e che dobbiamo continuare a fare. Sì, ecco, poi sempre in risposta rispetto alla documentazione, fortunatamente, questo mi piaceva ricordarlo, la mostrina alla Gamma era proprio una piccola cosa, però ad esempio mi ha permesso di scoprire che nell'archivio della Gamma avevamo già dei disegni politici di Piero Gilardi. Io non ero al corrente perché non era mai stato fatto nulla con quei disegni. Però adesso fino al 15 ottobre al Maxi a Roma c'è una mostra, una grande antologica dedicata a Piero Gilardi, in cui quel nucleo di lavoro politico finalmente è stato messo in luce in modo consistente e doveroso, per cui diciamo c'è una nota ottimista, nel senso che anche un pezzo del tuo lavoro di cui il mondo dell'arte si era quasi completamente dimenticato, comunque non interessato, non per questo è andato perduto e adesso è finalmente i musei, noi arriviamo buoni ultimi, ma prima o poi ci arriviamo. Una nota così curiosa è che una delle discussioni a livello curatoriale dei musei internazionali è proprio come trattare questo tipo di materia che ha ancora un valore politico, ad esempio per alcune comunità, cioè ci sono musei dell'America Latina che sono stati capaci di raccogliere volantini, materiale politico di lotte sociali che sono tuttora vive, e per cui adesso i curatori e i conservatori del museo si interrogano come trattare questo materiale senza farlo morire, cioè come conservarlo, preservarlo, mostrarlo a un pubblico ma non trasformarlo in un oggetto museificato. Ed è una delle, credo, delle domande più difficili che si possa porre un conservatore di un museo, per cui è una delle poche domande che vale la pena di farsi. Ecco. Ci sono altre domande? Grazie mille. Buonasera, quando ha parlato di pratiche artistiche alternative mi ha fatto pensare ad esempio anche alla diffusione di autocostruzione in architettura, laboratori, workshop che sempre più vengono organizzati, e secondo lei corrisponde questa tendenza a una sorta di reazione attiva contro questo mostro della tecnologia, oppure come se si volesse inconsapevolmente e collettivamente chiudere gli occhi e come opporre resistenza? Grazie. Sì, la tua domanda solleva proprio un problema molto grosso, no? Nel senso che noi in coscienza, no? Come esseri consapevoli di essere entrati nell'antropocene, no? Cioè nell'era geologica, no? In cui la forza della presenza umana può distruggere la crosta terrestre e quindi la nostra nicchia ecologica oltre a tutto il vivente, e non possiamo pensare, no, di escludere la ricerca scientifica e tecnologica. Dobbiamo riuscire a trovare dei modi tali per orientare la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico in funzione del riequilibrio degli ecosistemi della Terra, del benessere e dell'equità sociale. Ecco, come, questo è difficilissimo da dire. Diciamo che c'è una situazione di divisione dei compiti tra la scienza e la politica, e questo fa comodo a chi vuole che non si cambi, no, questa gestione inquinante della vita sulla Terra, no? Nel senso, no, che il politico dice: ah,
Ci sono 4 scienziati della Columbia University che dicono che non è vero che c'è il riscaldamento globale. Come dire, no? Questa roba qui è un gioco di parole, no? Cioè dire, ci sono degli scienziati che non sono d'accordo. Allora, dato che la scienza, no, deve avere delle prove, no, su cui a livello di laboratorio sono tutti d'accordo, diventa una realtà incontrovertibile, in questo modo qui, no, il politico si toglie la responsabilità. Quindi, come dire, no? Uno dice, noi dovremmo essere capaci, no, di sviluppare delle campagne di opinione di massa per bloccare, no, determinate decisioni politiche, no? E adesso, ad esempio, no, avete letto tutti, la Comunità Economica Europea ha modificato, no, la norma attraverso cui uno Stato può vietare o no la piantagione degli OGM. No? E questo praticamente è una sentenza, no? È una sentenza della Corte Europea, no? Che dice solo se c'è un grave comprovato pericolo per la salute dei cittadini e dei consumatori si può proibire gli OGM. Ecco, cioè, vedi quanta, no, la discrezionalità che c'è in questa cosa qui, no? E c'è un gioco delle parti, no? Ecco, come dire, noi possiamo anche fare delle campagne di massa. In un certo senso, ad esempio, un orientamento, no, degli italiani, tutti i cittadini italiani che hanno scelto il bio, no, indirettamente, no, preme, no, affinché sia sviluppata un'agricoltura biologica alternativa, no? Che poi se su grande scala non può più essere biologica, io non lo so, ho letto di una produzione di olio bio in California, no? 1000 ettari di uliveto, ma insomma ragazzi, cioè, non prendiamoci in giro, no? Se avete 1000 ettari di uliveto non potete fare la produzione bio, no? Perché quella richiede delle procedure lente, no? E controllate dall'attenzione umana, eccetera, no? Ecco, quindi ciò che noi facciamo, no, in campi, no, dove la tecnica e la razionalità scientifica sono importanti, non sono di per sé sbagliate, non sono il mostro, no? Queste sono delle posizioni che sono già state rifiutate tante volte, no? Il fissismo, no? L'arcaismo, eccetera. E quindi, no, noi possiamo dedicarci ad esempio a un'attività di autocostruzione e lì far entrare un tecnologo. Dunque, io nel mio piccolo ho fatto un'esperienza con un gruppo del Politecnico di Torino. Negli anni 90 ha ricostruito un villaggio nel lago del Nicaragua, che si chiama il villaggio di Solentiname. E questo villaggio qui era stato distrutto in una battaglia della rivoluzione sandinista, no? Nel senso che proprio l'avevano spazzato a zero, no? Ecco, allora, con questo gruppo qui siamo andati lì, no? E abbiamo detto, loro che cosa sanno fare? Sanno costruire col mattone e sanno costruire col legno. Bene, allora noi gli suggeriamo dei progetti, no, dove si usa il legno, che lì in genere è il cedro macio, no, e poi i mattoni, la creta sull'isola c'era, no, per fare una fornace, eccetera. E abbiamo lavorato finché si mettesse in piedi anzitutto, no, un cantiere scuola. Poi il cantiere scuola è diventato operativo e ha costruito un villaggio di 30 case e di un centro sociale. È una piccola cosa, una piccola esperienza. Quando si trattava di pensare alle travature di legno delle case, no, che avevano l'impalcatura di legno, i tamponamenti di mattoni,
Allora lì c'era un piccolo ingegnere, genietto, dico per ridere, del nostro Politecnico che ha detto: questo intreccio di travi si può fare così. L'aveva studiato al computer, gliel'ha proposto a loro ed è andato benissimo. Ha fatto risparmiare quantità di legno e velocità di esecuzione. No, ecco, questo è un piccolo esempio, se vuoi, no? Che noi dobbiamo continuare, no, a usare i saperi tecnoscientifici. E quando noi abbiamo una situazione che possiamo controllare socialmente, che il nostro gruppo la controlla, eccetera, no, siamo tranquilli, possiamo farlo e anzi, occorre che lo facciamo. Biotecnologie è un discorso molto, molto contrastato, no? Ci sono dei biotecnologi che fanno un lavoro molto delicato, che è quello di difendere la biodiversità. No, nel mondo, no, non so se voi avete letto, no, ogni anno spariscono 1500 circa specie animali, no? Molte però sono insettini, no? Si capisce? No. No, molte sono insettini, comunque spariscono anche, no, dei mammiferi, degli uccelli, eccetera, no? E ci sono degli scienziati che usano delle tecnologie molto sofisticate per far sì che delle specie animali che stanno estinguendo possano riprendere a crescere. E cosa vuol dire ad esempio questo? No? Che c'è un antilope che si sta estinguendo, si trova solo un esemplare maschio, no? Ma l'esemplare maschio non può partorire un'altra gazzella, allora il seme di quell'esemplare maschio viene impiantato in una capra, una delle nostre capre. Questi tentativi non vanno subito dritti, magari ce ne vogliono 5 o 6 di questi tentativi, ma poi si riesce e così, no, ricomincia a crescere una famiglia di quella gazzella lì. Un altro. Giovanni, vuoi concludere? Salutare. Ringraziamo. No, io sono stato davvero affascinato da questa discussione e dimostra che se continuiamo avremo modo di andare avanti ascoltando altri nostri amici dell'arte povera, ma poi credo magari trovandosi ancora. Però non riesco a tenervi da tre considerazioni. La prima, le cose che tu dicevi sui rischi, ad esempio, dell'intelligenza artificiale sono condivisi dal padrone della Tesla, che è la casa che costruisce macchine elettriche e che è sicuramente uno dei più grandi tecnologi del mondo. Dove sta il problema? È molto drammatico. Il problema è che non è affatto detto che quella che noi chiamiamo intelligenza sia l'unica intelligenza possibile. Quindi il problema non è più come negli anni 50 o 60 in che misura le macchine possano svolgere delle funzioni che sono nostre. Questo è il problema di oggi. Il licenziamento, ad esempio, Soft Rock, mi pare una grossa società di investimenti internazionali, che qualche mese fa ha licenziato 50 senior analyst, quindi gente da centinaia di migliaia di euro l'anno di reddito, perché un software lavora meglio di loro. Ma questo è un problema serio, ma questo può toccare gli impiegati, le auto automatiche cacciano via i taxisti. Ma il problema più serio, ve la faccio con una battuta, è: interrogatovi su questa cosa, un sottomarino nuota? Allora no, e provate a fare una gara di immersione, di velocità, di durata. Allora, il sottomarino interagisce con l'acqua in un modo che è caratteristico di una macchina, non è il modo con cui noi interagiamo. Allora, il problema è che tu stai macchinando la capacità di manipolare informazioni, e questo modo va al di là della copiatura. Wiener sosteneva che se tu metti una roba dietro
un paravento, e poi lo interroghi, se non riesci a distinguere da un umano hai fatto l'intelligenza artificiale. Il problema dell'intelligenza artificiale oggi che non è affatto detto che quello che c'è dietro al paravento, essendo intelligente, sia umano, ossia una copia dell'idea che noi abbiamo. Questa cosa apre ovviamente questioni profondissime, e tu ci hai spiegato che con queste cose ci hai lavorato, e questo mi sembra una seconda cosa di straordinario interesse. Cioè, anche di fronte a pericoli estremi non bisogna, io credo, illudersi che qualcosa che viene da fuori di noi cambi il futuro. Bisogna sapere che se vogliamo un futuro è il nostro futuro, e quindi noi dobbiamo porci il problema con queste cose di misurarci, e molte volte non lo sappiamo fare su un piano scientifico, matematico, bisogna farlo su un piano sociale, emozionale, organizzato, artigianale, personale. In sostanza, il problema che si pone non è un problema soltanto di studio dell'intelligenza artificiale, ma è un problema di organizzazione concreta delle persone perché siano portate ad essere nelle condizioni di entrare nel gioco, di avere parola. Come finisce? Non è facile da dire, ma è evidente che, e questo mi sembra una lezione straordinaria di questa sera, è quello di usarne, contrapporsi, conoscerle, insomma, comunque non mollare, insomma, no? Questo è un discorso che a me pare di straordinaria importanza, insisto. Sapendo che molte volte un'immagine vale più di mille parole, che è meglio un sacco gonfio che rotola e che c'ha scritto crisi, che non l'illustrazione di 8750 tabelle che vanno a vedere come è cambiata la produzione dei conigli del Cuneese, che magari avrò avuto anche una grave crisi, ma insomma alla fine bisogna pur delle cose dare un'immagine. Ma ci sarebbero anche altre considerazioni che si possono fare, ma mi sembrano del tutto pleonastiche. Io davvero sto riflettendo e credo che avremo ancora occasioni per ritrovarci a ragionare su questi temi, perché non c'è dubbio che, lo chiamiamo lavoro o non lo chiamiamo lavoro, le questioni che sono state messe sul tavolo richiedono un impegno straordinario. Quindi se anche abbiamo i robot che sono nelle condizioni di sostituire le orribili cose che erano le cabine di verniciatura, ad esempio della Mirafiori, o se riusciamo a ridurre a metà l'orario di lavoro perché la produzione è aumentata dalle macchine, ho l'impressione che nel tempo che risparmiamo abbiamo da fare. Se qualcuno ha mai letto, finiamo con una battuta, va, insomma, nel 1858, prima di scrivere un libro molto molto ponderoso che si chiamava Il Capitale, un signore tedesco che allora era abbastanza giovane, aveva già la barba, però si mise a scrivere per sé un appunto che chiamò Considerazioni sulle macchine. Questa roba è sparita. Non c'è traccia di questo nel Capitale, riappare in Occidente nel 1967, come titolo Il frammento sulle macchine. Questa cosa dice che risulta evidente che all'inizio noi costruiamo strumenti che sono dei prolungamenti del nostro corpo. Poi gli strumenti diventano a un certo punto delle macchine, le quali incorporano la conoscenza scientifica della società in cui tu vivi. E queste macchine non sono più solo un prolungamento del tuo corpo, perché in qualche modo hanno delle ripetizioni automatiche, insomma, e allora succede che la produzione dipende meno dal tempo che io dedico
a lavorare, ma dipende di più dalla caratteristica delle macchine che sto impegnando. Poi sempre nel 1858, vedi, è come te che già prevedevi come sarebbe andata a finire con l'utero artificiale, eccetera, Carlo Marx dice: ma e poi queste macchine si collegheranno in rete, si interconnetteranno e ci troveremo quindi una situazione in cui non abbiamo più un operaio e una macchina, ma cominceremo a avere queste macchine, e alla fine non ci sarà più un lavoro. È curioso, perché lui poi ti spiega anche che non ci sarà più nemmeno il regime attuale, perché se tutto incorporato nelle macchine, anche, come dire, l'idea di padrone, come lo intendiamo noi, sparisce. Ma lui dice, è curioso, non so, nessuno di noi sa come fare a farlo, è per questo che l'ho raccontato alla fine, no? È esattamente quello che ci dicevi tu. E lui dice: c'è solo una soluzione, che l'insieme delle persone liberate da molti lavori pesanti e terribili, nel loro insieme siano in grado di governare l'insieme delle macchine. Perché il problema di governare le macchine non è più una cosa che può fare uno, due, tre, non è più una cosa che si fa solo come lavoro, diventa un fatto sociale. Cioè tu devi, diceva lui, immaginare una società in cui l'estetica, in cui l'idea del futuro, in cui i rapporti tra le persone, la solidarietà, siano in grado di... io non so come si faccia, scritto in tedesco suona meglio, è più aulico di come ve l'ho raccontato io, tradotto un pochino col mio accento, come dire, piemontese, ecco. Ma voglio dire, a me sembra che tu ci hai portato a questi tipi di riflessioni qui, cioè hai delle cose che sono assolutamente terribili e bisogna capire come noi riusciamo a continuare a esserne padroni. Finisco solo con una battuta, visto che parlavi di ecosistemi. Hai ragione, ma è terribile il mondo in cui siamo. Pensate che il 40% delle specie marine vengono cancellate continuamente ogni anno dalle navi merci, dalle barche, dalle navi. Che uno dice: perché? È perché non solo le petroliere, ma le stive di molte navi vengono lavate con l'acqua di mare. Questo vuol dire che tu pompi nella sentina delle navi del mare rosso, del mare dell'Oceano Indiano, del mare del delta del Mekong. Poi quando rilavi gli dai un po' di mare di Savona, poi magari ci metti un po' di mare del nord, e questo fa sì che batteri, pesciolini, crostacei si trovano trasportati contro la loro volontà dai mari freddi ai mari caldi, dai mari di un tipo. Se voi andate a pescare in Liguria e vi mettete su un molo, la maggioranza dei pesci che tirate su sono dell'Oceano Indiano. Non sono più pesci italiani, e questi mangiano un po' di pesci italiani e si grassano abbastanza, si chiamano dorado, sono anche buoni nel loro genere. Allora, voi capite, questo è niente, chi se la sente di dire che il commercio, che eppure è tutto un sistema vivente, cioè è un meccanismo che richiede un'attenzione che non può essere raccontata da una persona agli altri. Cioè, non so se colgo in questo il tuo, cioè ciascuno di noi nella sua parte, nel suo pezzo, deve aggiungere un'opinione. Io credo magari che poi, se dovessimo discutere, non ci troviamo d'accordo, no? Cioè magari uno preferisce i pesci, l'altro le galline, ma insomma, perché però tutti insieme credo che saremmo in grado di fare quello a cui siamo chiamati. Non so se posso con questo ringraziarti, ecco, non, altro non posso fare. Per ora. Sì, praticamente Giovanni ha sottolineato così che la questione è aperta, non c'è più niente di sicuro, no? Bisogna cercare di risolvere i problemi e sperimentare le soluzioni. Certo. Mano a mano. Questo è fondamentale, sperimentare le soluzioni, non solo discuterle, cominciare a avere della gente che le cose si prova a fare, perché se no... Grazie.